Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Teleradio Canicattina. Apertura, ci occupiamo dei problemi della città, botta e risposta tra il parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Canicattì, padre Massimiliano Dauria, e l'assessore ai lavori pubblici Massimo Muratore sui semafori spenti da 2 mesi nei pressi della chiesa. Una sorta di scontro che richiama quello che avveniva tra Don Camillo e Peppone. Vediamo il servizio. Semafori spenti da poco più di 2 mesi e ora anche lampioni spenti. Cosa manca? Con questa domanda di 2 righe, padre Massimiliano Dauria, il parroco della chiesa della Sacra Famiglia di Canicattì, senza indicare nessuna responsabilità o inefficienza, si è chiesto con un post sul suo profilo Facebook come mai, a distanza di tutto questo tempo, ancora non è stato riattivato l'impianto semaforico all'incrocio tra le vie San Vincenzo, Monsignor Ficarra e via Giglia. Una domanda che noi di TRC rivolgiamo da quando si è verificato il guasto all'amministrazione comunale. Alla nostra domanda gli amministratori hanno sempre risposto: stiamo provvedendo. Ieri l'assessore ai lavori pubblici Massimo Muratore ha risposto direttamente o indirettamente a padre Massimiliano, sempre su Facebook. Stamattina ha scritto sul suo profilo social: l'assessore Muratore si è tentato di riattivare il semaforo senza successo, poiché persiste il guasto tecnico al regolatore dell'impianto. Le schede elettroniche erano state inviate a Verona, alla ditta semaforica, per la diagnostica. Nel frattempo sono stati eseguiti dei lavori all'armadio della centralina semaforica, ipotizzando l'origine del guasto nella condensa. Sarà chiesta una consulenza tecnica alla ditta specializzata per ulteriori indagini. Raccomandiamo prudenza, conclude l'assessore Muratore, richiamando le regole del codice della strada in caso di semaforo spento lampeggiante. Fin qui l'assessore Muratore, che non ha saputo indicare i tempi tecnici per il ripristino dell'impianto. Al posto di padre Massimiliano hanno risposto in molti con una propria considerazione, e anche in quello dell'assessore ci sono dei commenti e dei suggerimenti, come ad esempio quello di predisporre la presenza di un vigile urbano nella zona dove purtroppo si sono verificati numerosi incidenti stradali. Tra l'altro la prossima settimana riapriranno le scuole, riprenderà l'attività didattica alla padre Gioacchino Lalomia. Il traffico, specialmente nelle ore di punta, quando i genitori accompagnano o prelevano i propri figli da scuola, aumenterà a dismisura, e con i semafori completamente spenti sarebbe opportuno assicurare la presenza dei vigili urbani per regolare il traffico nella intersezione tra le vie San Vincenzo, Monsignor Ficarra e via Giglia. La cronaca: singolare furto ieri sera in via Quarto, nel centro storico di Canicattì. Dei ladri a bordo di un furgone hanno approfittato dell'assenza della proprietaria, un'anziana signora che si trovava dai figli per le vacanze natalizie, per ripulire da cima a fondo il suo alloggio. I ladri, non curanti che potessero essere visti, hanno caricato a bordo del mezzo tutto, dal televisore ai mobili e superlettili, andando via indisturbati. Quando i vicini hanno avvisato i familiari dell'anziana di quello che stava avvenendo, ormai era troppo tardi, i ladri erano già fuggiti. Di questo singolare furto si stanno adesso occupando le forze dell'ordine per cercare di identificare gli autori, che al momento rimangono sconosciuti. Si intrufolano dentro la residenza rurale e portano via quanto di prezioso c'era all'interno: una motozappa. Il furto con scasso è stato messo a segno in contrada Fontana del Raffo a Racalmuto. A fare la scoperta del danneggiamento del furto è stato il proprietario della casa rurale, un pensionato 70enne, che ha immediatamente chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari dell'arma della stazione di Racalmuto, coordinati dalle comando compagnie di Canicattì, hanno constatato il furto ed hanno avviato le indagini. Nessuna traccia o indizio al momento sta aiutando gli inquirenti. Tragico incidente mortale sulla statale 117 nel tratto che collega Nicosia con Leonforte. A perdere la vita un uomo di 34 anni di Nicosia, che viaggiava a bordo di una Volkswagen Passat. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale del distaccamento di Nicosia, il conducente ha perso il controllo dell'autovettura attorno alle 4:30 per cause in via d'accertamento e si è schiantato sul guardrail. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per liberare dalle lamiere il corpo dell'uomo, ma sono stati vani i tentativi di soccorso dei medici giunti in ambulanza. Sembra che il 34enne sia morto sul colpo a causa del violento urto. Il medico legale ha fatto un primo esame autoptico sul corpo del conducente. Sul posto la polizia stradale e gli uomini dell'ANAS hanno regolato il traffico nella zona.
E momenti di paura si sono vissuti lungo la statale 640 all'altezza del bivio per Favara. Un'automobile guidata da un uomo infatti ha percorso diverse centinaia di metri della trafficata arteria contromano, rischiando in tal modo di provocare un grave incidente stradale. Gli automobilisti che procedevano da Agrigento verso Caltanissetta hanno notato l'utilitaria viaggiare in senso opposto a quello consentito e hanno cercato di avvisare lo sbadato automobilista con segnalazioni luminose e acustiche. Una chiamata è giunta anche al 113, che ha inviato una pattuglia in zona, non ha però trovato l'auto incriminata. Sembra infatti che il guidatore alla fine si sia accorto della manovra contromano e abbia imboccato una deviazione facendo perdere le proprie tracce. Ha provocato un incidente stradale, visibilmente ubriaco alla guida della sua autovettura. Un giovane di Agrigento di 22 anni è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato di ubriachezza dopo che lo stesso aveva percorso contromano la corsia di sinistra dell'ex via Nuova Favara in prossimità dell'uscita per la statale 640 dopo una folle corsa che l'ho visto schiantarsi contro un'altra autovettura, una Fiat Panda guidata da una ragazza di Agrigento rimasta ferita. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 che hanno trasportato la giovane all'ospedale San Giovanni di Dio e gli agenti della sezione volanti della questura che hanno verificato che il 22enne fosse alticcio, apparso tra l'altro particolarmente agitato. Al ragazzo è stata ritirata la patente di guida. Un paziente dell'ospedale Barone Lombardo di Chiaricati ha chiesto un risarcimento di 140.000 euro all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. L'uomo nel giugno del 2015 era stato ricoverato nel reparto di cardiologia del nosocomio cittadino e asserisce di essersi rotto il femore mentre era intento ad utilizzare i servizi igienici della struttura ospedaliera dopo essere caduto a causa dell'ingresso sbarrato nel bagno per la presenza di attrezzature abbandonate sul pavimento. All'uomo successivamente fu diagnosticata una frattura scomposta dai medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, frattura che lo stesso asserisce sia stata riportata presso il Barone Lombardo, da qui la richiesta di risarcimento del danno. Ed è emergenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, pazienti in attesa per molte ore, le proteste dei familiari. Adriana Alicausi. Pazienti lasciati sulle barelle ad aspettare, ore di attesa per i referenti, code e tensioni. Anche nel 2018 il nuovo pronto soccorso di Agrigento, appena inaugurato, ripropone le vecchie emergenze. E ad annotare le lamentele degli utenti, esasperati, gli agenti della polizia. A chiamare le volanti sono stati proprio i cittadini che, dopo aver aspettato ben 11 ore di attesa, hanno voluto chiedere a gran voce i propri diritti, temendo per i propri cari ammalati. Testimone di quanto accaduto anche un consigliere comunale di Palazzo dei Giganti, Salvatore Borsellino, che racconta: mi sono trovata in ospedale vista la grave condizione di una mia strettissima parente con un'ischemia in corso che doveva essere trasferita urgentemente a Palermo al fine di essere sottoposto a un delicato intervento. Dopo ben 13 ore di attesa nulla si è mosso, solo un medico presente per centinaia di malati gravi che non ricevevano alcun assistente urgente, aggiunge Borsellino. Una sola ambulanza per l'intera provincia di Agrigento, che forse ironizza, doveva arrivare da Marte con utenti ammalati gravi in attesa. Mi appello con forza, conclude il consigliere Borsellino al direttore generale Venuti, da utente e da politico, dicendo che è vergognoso il modo in cui viene gestito questo ospedale. A breve interrogheremo l'assessorato regionale alla sanità e non solo. E le criticità del momento sono state confermate anche dalla stessa direzione dell'ospedale, ma le cause sono state ribaltate su fattori differenti. Per il direttore Antonello Seminerio, a causare disservizi è stato il momento di iperafflusso e non si è trattato di un problema di struttura e rallentamenti alle cause avrebbero a suo dire creato disagi solo ai malati non gravi. Vetri rotti, porte scardinate, suppellettili devastati e tanta paura è il bilancio di una rivolta scoppiata all'interno della comunità alloggio Immacolata Concezione presso l'Istituto Suore dei Due Cuori di Naro. La comunità ospita 15 migranti che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero insorti per problemi legati al permesso di soggiorno. Fortunatamente nessun ferito. Gli operatori dell'alloggio, spaventati, hanno avvertito le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri delle stazioni di Naro e Camastra, che hanno riportato l'ordine, presente anche l'assessore alla solidarietà sociale del comune di Naro.
Blitz degli uomini della Digos e poi della Guardia di Finanza di Agrigento al provveditorato degli studi. I poliziotti hanno acquisito alcuni incartamenti e documentazione varia riguardante alcuni docenti beneficiati dalla legge 104. Lo stesso hanno fatto alcuni giorni dopo i militari delle Fiamme Gialle. Il Blitz segue nuovi esposti presentati da insegnanti fuori sede che chiedono la verifica su alcuni colleghi che avrebbero usufruito dell'ormai famosa legge che consente benefici e agevolazioni al personale che ha familiari colpiti da disabilità e che necessitano di assistenza. Nulla trapela dagli ambienti investigativi. La Procura di Generale ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca che ha condannato a 30 anni, dopo un processo che si è svolto con rito abbreviato, Giuseppe Sabella, 43 anni, di Sciacca, accusato di omicidio volontario e rapina a danno di due anziani di Menfi. Per la stessa accusa era stato condannato anche un altro sacenza, Antonio Gucciardo, 30 anni, a cui sempre in primo grado sono stati inflitti 18 anni di carcere, considerato il presunto complice di Sabella. Secondo la Procura Generale, Sabella deve essere condannato all'ergastolo, da qui il ricorso presentato. Il teatro sociale di Canicattì è chiuso dal mese di novembre, è saltata la prima parte della rassegna teatrale organizzata da privati e ancora non si parla di riapertura. Stamattina sull'argomento è intervenuto il consigliere del gruppo Nuova Canicattì, Salvatore Carusotto. Sentiamo. Dal mese di novembre 2017 il teatro sociale di Canicattì è chiuso al pubblico. Le ultime iniziative che si sono svolte all'interno del contenitore culturale della città, che si trova in via Capitano Ippolito, sono state quelle legate alla settimana della legalità in ricordo dei giudici Saetta e Livatino. Poi doveva iniziare la stagione teatrale, ma agli organizzatori era stato detto che per effetto di una disposizione della questura di Agrigento il teatro era stato chiuso e gli spettacoli dirottati al Cineteatro Odeon, con grande disappunto della associazione che ha organizzato il cartellone teatrale. L'attore Vincenzo Volo si era detto fiducioso del fatto che nel giro di poco tempo l'amministrazione comunale del sindaco Ettore Di Ventura avesse provveduto a ripristinare la situazione e rendere agibile il teatro per poter proseguire la rassegna al sociale, ma così non è stato e di mesi ne sono passati quasi due. Questa mattina il consigliere comunale Salvatore Carusotto del gruppo consigliare Nuova Canicattì ha espresso in una nota rammarico e disappunto per la chiusura del teatro sociale. Dispiace constatare, dichiara Carusotto, come da oltre un mese il teatro sociale della città, nel silenzio più assordante a causa a quanto pare di un guasto al gruppo elettrogeno, sia stato dichiarato temporaneamente inagibile e pertanto sia rimasto chiuso. La chiusura, continua il consigliere Carusotto, ha di fatto compromesso la buona riuscita e in alcuni casi la realizzazione di diverse manifestazioni natalizie a sfondo benefico promosse da diverse associazioni durante le festività natalizie, le quali in alcuni casi hanno dovuto dirottare la realizzazione degli eventi altrove e in altri hanno dovuto rinunciare del tutto. Anche questa vicenda dimostra l'incapacità dell'amministrazione comunale a risolvere in tempi brevi la problematica in questione. Chiedo pertanto, conclude il consigliere Carusotto, che si faccia tutto il possibile affinché venga trovata immediata soluzione al fine di restituire il teatro sociale alla fruizione della città. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alla cerimonia inaugurale delle celebrazioni dedicate al 50° anniversario del terremoto della Valle del Belice, che si terrà domenica 14 gennaio alle 10 nell'auditorium Giacomo Leggio di Partan. La cerimonia inaugurale, oltre al Capo dello Stato, vedrà la presenza del Ministro per la coesione territoriale per il Mezzogiorno, Claudio De Vincenzi. Riprendiamo il telegiornale. Nuova emergenza rifiuti in Sicilia. Il presidente Nello Musumeci chiede poteri speciali a Roma. Intanto Allicate, braccio di ferro tra comune ed SRR. La spazzatura viene raccolta a Singhiozzo. Vediamo. Al giorno in Sicilia vengono portati in discarica 5.000 tonnellate di rifiuti. Se nulla dovesse cambiare, a settembre non avremmo più dove metterli. Così il presidente della regione Nello Musumeci chiederò a Gentiloni la dichiarazione di emergenza ambientale per la discarica palermitana di Bellolampo e i comuni che conferiscono nel sito. Ho bisogno di poteri speciali. Per il governatore siciliano la competenza sui rifiuti deve andare alle ex province. Occorre un piano dei rifiuti, potenziare la differenziata, trovare soluzioni per il debito
l'aumento degli ATO e incentivi alle imprese che usano materiali riciclati. Questo si può fare con poteri ordinari, ho trovato un dipartimento spopolato. Intanto a Licata si registra un nuovo braccio di ferro giudiziario tra il comune e la SRR. La società di regolamentazione dei rifiuti ATO 4 Agrigento provincia Est ha presentato un ricorso al TAR di Palermo contro il comune e l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento per chiedere l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza firmata lo scorso 6 ottobre dal commissario straordinario del comune Maria Grazia Brandara. In quell'occasione, considerata la gravità della situazione igienico-sanitaria provocata dalla mancata raccolta dei rifiuti, l'onorevole Brandara aveva emesso un'ordinanza contingibile ed urgente in materia igienico-sanitaria a tutela della salute pubblica per la rimozione dei rifiuti giacenti nel territorio del comune. Il comune ha deciso di costituirsi in giudizio e l'incarico è stato affidato all'avvocato Andrea Ciulla del Foro di Palermo. La somma impegnata per la parcella del legale, secondo quanto si legge nella determina sindacale pubblicata all'albo pretorio online del comune, è pari a 6.275 euro. Con una nota indirizzata al dirigente del Dipartimento Finanze, il commissario Maria Grazia Brandara aveva disposto anche l'avvio della procedura per un'indagine conoscitiva sui costi sostenuti dal comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a decorrere dal 6 ottobre scorso, quando cioè è stata emessa l'ordinanza con la quale erano stati adottati provvedimenti urgenti per affrontare le emergenti e crescenti necessità non più fronteggiabili in tempi ridotti con gli strumenti ordinari a disposizione della De dell'Ambiente AG3 SPA. In particolare il commissario Brandara aveva chiesto di conoscere con urgenza i dati relativi ai costi per il personale, noleggi, manutenzione, carburante dei mezzi e quanti altri costi sostenuti per l'esecuzione del servizio. Chi è capace di fare ha risolto il problema, c'è ancora chi segue la pancia dei cittadini, non risolve il problema e lo scarica su altri, per me questo è inammissibile. Sono dure le parole del ministro dell'ambiente Gianluca Galletti che intervenendo sull'emergenza rifiuti in Sicilia risponde alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Nello Musumeci. Il presidente della regione durante una conferenza stampa ha fatto sapere che oggi avrebbe richiesto l'assunzione di poteri speciali al premier Gentiloni per intervenire in via straordinaria ed urgente come soluzione tampone. Inoltre il governatore ha annunciato la pubblicazione di un bando entro fine gennaio per il trasferimento dei rifiuti fuori dall'isola. Le regioni che non hanno chiuso il ciclo dei rifiuti non pensino che portarli fuori dal loro territorio sia una soluzione strutturale, ha commentato il ministro Galletti. Musumeci fotografa l'emergenza che è sotto gli occhi di tutti ma non fa proposte convincenti e credibili, critica la gestione emergenziale del settore dei rifiuti in Sicilia, la richiesta dei poteri speciali dei presidenti della regione degli ultimi 20 anni, ma contraddicendosi come soluzione indica proprio lo stato di emergenza e oltretutto non avanza una soluzione programmatica. E quanto dice Giuseppe Lupo, presidente del gruppo del Partito Democratico all'ARS, a proposito delle dichiarazioni di Nello Musumeci sul tema dei rifiuti. Trovo oltretutto ingiusto, aggiunge Lupo, che in questa fase si addossino responsabilità ai comuni invece di sostenerli. Chiediamo al presidente della regione di riferire in aula sul programma che intende attuare per la gestione dell'assessorato all'energia. Licata si sveglia quotidianamente sommersa dai rifiuti, ho atteso pazientemente prima di intervenire affinché la politica avesse il tempo per farlo. Oggi, dopo le diverse segnalazioni effettuate dai cittadini e dal responsabile dell'ufficio igiene pubblica dell'ASP per il persistente pericolo per la salute pubblica, chiedo al commissario Brandara di intervenire con forza e determinazione. Lo scrive in una nota indirizzata al commissario Maria Grazia Brandara del comune di Licata il deputato regionale dei popolari autonomisti Carmelo Pullara. Chiedo la sospensione immediata dei pagamenti della SRR, dice Pullara, e l'affidamento alternativo della pulizia e sgombero dei rifiuti dalle strade. Gli organi amministrativi del comune non hanno dimostrato di saper gestire la situazione di emergenza. Ad Agrigento piovono a dirotto avvisi di accertamento per il pagamento delle tasse pregresse che non sarebbero state pagate. Nel dettaglio, per la ex TIA, la tassa di igiene ambientale, che adesso si chiama Tari, sono stati 9.227 per un importo complessivo di 6 milioni di euro gli accertamenti per l'anno 2012 che la società ATO SRR Agrigento 4 Est ha notificato ad altrettante famiglie agrigentine. La stessa cosa è avvenuta a Canicattì, dove l'ufficio tributo ha inviato migliaia di cartelle esattoriali ai cittadini incrociando i dati con quelli presenti all'anagrafe, in molti casi anche facendo diversi errori. È stata chiamata lotta all'evasione e di questi avvisi, migliaia di avvisi, vedremo quanti soldi entreranno al comune di Canicattì.
Il conto alla rovescia è iniziato a fine mese, giorno 28 per la precisione. La raccolta differenziata verrà fatta in tutti gli esercizi commerciali e le abitazioni della città di Agrigento senza alcuna distinzione di quartiere. E mentre l'assessore comunale all'ambiente, Mimmo Fontana, continua fra parrocchie e, una volta riprese le attività scolastiche, anche gli istituti ad incontrare gli agrigentini, resta aperto il front office per la distribuzione dei kit da utilizzare per il servizio porta a porta. Archiviata l'Epifania, verrà aperto poi esclusivamente il front office di Giardina Gallotti, ma c'è di più, perché laddove la distribuzione dei carrellati che servono al conferimento dei rifiuti delle attività commerciali, artigianali e industriali è stata interrotta, riprenderà già nei prossimi giorni. 13° posto per il presidente della regione Nello Musumeci nella classifica dei popolari, cioè dei governatori più popolari d'Italia. Quindi Musumeci è l'ultimo degli eletti in ordine temporale tra i governatori in classifica. E Deborah Serracchiani invece è presidente della regione Friuli Venezia Giulia, la governatrice più popolare in Italia. Sulla questione Monte Rosso c'è poco da fare, uno tra Miciche e Musumeci mente, il vicepresidente dell'ARS, il 5 Stelle Giancarlo Cancelleri, replica al presidente della regione Musumeci che a margine della conferenza stampa sull'emergenza rifiuti ha scaricato su Miciche la responsabilità della scelta dell'ex segretario generale di Palazzo d'Orleans per la guida della Fondazione Federico II. Il fatto, afferma Cancelleri, è veramente grave, visto che ci troviamo di fronte a due persone istituzionalmente importanti come il presidente dell'ARS e quello della regione. Se qualcuno pensa che io abbia avuto le traveggole, sappia che c'è una persona al di sopra di ogni sospetto che può confermare tutto, Giorgio Assenza, il presidente del Collegio dei Questori, era presente quando Miciche ha detto che la scelta della Monte Rosso era concordata con Musumeci, conclude Giancarlo Cancelleri. Adesso i fondi della regione, come vengono ripartiti? La fetta più grossa è andata all'associazione Meter di Noto che incasserà 825.000 euro, le briciole invece andranno all'Avis di Galati Mamertino che incasserà 397 euro. In mezzo resistono sigle storiche del sottobosco cresciuto nell'ombra della politica come l'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, e anche quest'anno avrà il contributo limitato però a 8.250 euro. I finanziamenti di quella che un tempo era chiamata la tabella H, storico elenco di associazioni ed enti beneficiati da aiuti a pioggia, che un tempo valevano quasi 70 milioni di euro, oggi non superano gli 8 milioni e 208 mila euro. Non c'è stato un tempo in cui i politici litigavano per distribuire la pioggia di milioni attraverso la tabella H, che storicamente era l'ultima ad essere votata quando si approvava la finanziaria. Ora la torta si riduce di anno in anno. Nel 2016 erano previsti 13 milioni, ma ne sono poi arrivati 8,7, quest'anno un taglio netto di altri 500.000 euro. La pubblica amministrazione si prepara a cambiare volto con un massiccio turnover. Il 2018 potrebbe essere l'anno in cui si torna ad assumere, anche perché ci sono 80.000 pensionamenti a cui far fronte. Innanzitutto, da inizio mese, dal 1 gennaio, è partito ufficialmente il piano triennale per la stabilizzazione di circa 50.000 precari storici. I 12 mesi che verranno potrebbero inoltre rappresentare l'ultima chance per 157.000 idonei in concorsi pubblici. È stato inviato dalla Regione il decreto con il quale è stato rinnovato l'incarico a Giuseppe Marino quale commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Nello Musumeci ha firmato il decreto assieme all'assessore alle autonomie locali Bernardette Grasso. Il rinnovo prevede la durata dell'incarico non superiore al 30 gennaio. Marino era stato nominato commissario nel 2017, l'11 aprile precisamente, dall'allora presidente della Regione Rosario Crocetta. Le vacanze natalizie potrebbero allungarsi di un giorno per alcuni studenti. Lunedì prossimo, 8 gennaio, data in cui suona la prima campanella del nuovo anno dopo la pausa delle festività, è infatti in calendario uno sciopero dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia, con una manifestazione nazionale che si terrà a Roma davanti al Ministero dell'Istruzione. La protesta è indetta dai COBAS assieme ad altre organizzazioni di base contro quella che viene definita la vergognosa sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali. Oggi si terrà un incontro al Ministero dell'Istruzione per trovare una soluzione, altrimenti sarà sciopero. Adesso continuiamo a parlare di formazione. Rilanciare il polo universitario attraverso il collegamento tra le peculiarità del territorio e le esigenze formative degli studenti è l'obiettivo del nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario di Agrigento. Ieri si è insediato il neo presidente Pietro Busetta. Sentiamo.
si è insediato il neo presidente del Consorzio Universitario Agrigentino Pietro Buset. Il docente ordinario di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche all'Università degli Studi di Palermo è stato eletto lo scorso 20 dicembre dall'Assemblea dei Soci. Il neo presidente ha tracciato alcune linee programmatiche che riguardano la formazione adeguata alle peculiarità del territorio, la creazione di un centro propulsore per lo sviluppo economico, la possibilità che il Consorzio diventi un laboratorio culturale a servizio del territorio e della sua economia. Ci vorrà un approccio professionale, un approccio con una programmazione di medio periodo per cercare di far sì di continuare l'opera che i miei predecessori illustri, da Melisenda alla Galla ad Armao, hanno cominciato. E quindi questo è il credo di essere seduto su una sedia importante e cercherò di essere all'altezza del compito che mi si chiede. E evidentemente il consorzio ha una vocazione che è quella della formazione. E speriamo insieme al vicepresidente Di Maida di portare avanti un progetto che consenta di avere delle eccellenze. Perché in realtà noi non possiamo essere sostituti delle università nazionali, noi dobbiamo avere delle nicchie importanti, pur non trascurando tutto il resto che già c'è e che fa formazione importante perlomeno sulla provincia, sulle province di Agrigento, ma non solo, delle nicchie importanti che valorizzano la vocazione che Agrigento ha. Le vocazioni che Agrigento ha, certamente una delle vocazioni è quella dell'archeologia. È chiaro che chi vuole fare archeologia e viene ad Agrigento ha un materiale sul campo che non ha in qualunque altra parte del mondo. Quindi tutti i componenti del precedente consiglio di amministrazione sono stati riconfermati anche per la prossima gestione Busetta. In particolare, Giovanni Di Maida proseguirà a mantenere la carica di vicepresidente con le deleghe degli affari generali, della gestione del personale e del contenzioso. Di Maida ha illustrato insieme ai consiglieri Antonio Moscato, Paolo Minacori e Giovanni Vaccaro la situazione del consorzio sul piano finanziario e dei progetti in itinere, ribadendo che finalmente si sta attraversando una fase positiva rispetto alle criticità del passato e manifestando la piena disponibilità ad una proficua collaborazione. Primo grande soddisfazione, e in questo credo di interpretare anche il sentimento degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, nella scelta operata dal Sindaco Firetto di aver individuato nel professore Busetta il nuovo presidente del Consorzio Universitario. Certi che potrà dare un notevole contributo in termini di nuove idee, che possono portare nuova linfa al Consorzio Universitario, quindi nuovi progetti. E quindi un rilancio del consorzio universitario, un rilancio diciamo che inizia, e lo vorrei ricordare, con il professore Armao, che in un solo anno ci ha aiutato quantomeno a risolvere diciamo tutte le vicende di natura finanziaria, e che oggi potrà, insieme a un altro ex presidente del consorzio universitario, che è il professore La Galla, darci un contributo per come dire, sostenere il consorzio universitario. Prima di insedersi ufficialmente, il neo presidente del consorzio universitario Pietro Busetta ha voluto fare visita in municipio al sindaco di Agrigento Lillo Firetto. Nel corso dell'incontro Busetta ha illustrato le strategie che intende utilizzare per il rilancio del CUA. Occorrerà puntare al potenziamento delle facoltà generaliste, ha indicato il sindaco Lillo Firetto, e sviluppare accordi con università anche diverse da Palermo. È un obiettivo essenziale per garantire il diritto allo studio a fasce deboli e sociali della nostra provincia. Serve poi specializzare la compagine universitaria agrigentina su archeologia e mediazione culturale. Occorre caratterizzare il consorzio, oltre che sul ruolo formativo, anche come agenzia di sviluppo del territorio. Una guida esperta, competente ed autorevole, il neo presidente saprà certamente lasciare il segno nella realtà accademica agrigentina. La CNA saluta positivamente l'insediamento di Piero Busetta nel consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario di Agrigento. Riteniamo che affidargli il timone sia stata una scelta di qualità, afferma il presidente della sede provinciale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Mimmo Randisi, al professor Busetta, a cui auguriamo buon lavoro, offriamo piena disponibilità per un rapporto
rapporto di positiva collaborazione, consapevoli che il sapere e la formazione siano elementi fondamentali per lo sviluppo di un territorio. A livello nazionale, seguendo il nostro modello, sottolinea invece il segretario regionale Piero Giglione, la CNA sta puntando in particolare sul turismo esperienziale e su quegli ambiti produttivi ad esso collegati. Ai primi di febbraio a Palermo organizzeremo un seminario alla presenza di autorevoli relatori. Randisi e Giglione si dicono pronti, avendo già attivato i canali istituzionali, ad incontrare il presidente e l'intero CDA del consorzio universitario per avviare una interlocuzione proficua a beneficio del territorio agrigentino. Fondi in arrivo per i giovani che decidono di fare impresa al Sud. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare attuativa di Resto al Sud, la misura di sostegno rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che vogliono avviare un'attività imprenditoriale. Promosso dal Ministero per la coesione territoriale per il Mezzogiorno, una dotazione complessiva di 1 miliardo 250 milioni di euro che verranno gestiti da Invitalia. È possibile avviare un'attività di produzione di beni e servizi, sono escluse invece le attività di libero professionale e il commercio. Ogni soggetto richiedente può ricevere un finanziamento massimo di 50.000 euro nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti già costituiti o in via di costituzione. Il finanziamento può arrivare ad un massimo di 200.000 euro. Il 35% dell'importo richiesto sarà erogato a fondo perduto e il restante 65% sarà un finanziamento a tasso zero da restituire in 8 anni, sull'80% del quale farà da garante lo Stato. Continueranno ad essere erogati per l'anno scolastico in corso i servizi per l'assistenza all'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con grave handicap fisico, psichico e sensoriale delle scuole medie superiori della provincia di Agrigento. Il servizio, curato dal settore solidarietà sociale della ex provincia, viene assicurato a circa 200 famiglie che nei giorni scorsi hanno presentato regolare istanza per usufruire dell'assistenza attraverso enti già iscritti all'albo regionale. Salvatore Di Piazza è il nuovo presidente regionale di Confartigianato Settore Trasporti. Agrigentino di 48 anni e legale rappresentante della ditta Di Piazza. Negli ultimi anni ha rinnovato e potenziato la struttura aziendale sia in mezzi che in attrezzature. Tra gli obiettivi di Confartigianato Trasporti, quello di stimolare sempre più il concetto di realtà flessibile in grado di soddisfare le esigenze dei settori degli autotrasporti e dei lavori stradali in ambito regionale. Adesso lo sport, le polemiche sull'emigrazione forzata dell'Agragas a Siracusa perché la Lega Nazionale Dilettanti non ha concesso la deroga all'utilizzo dello stadio Seneto privo dell'impianto di illuminazione. Il sindaco Lillo Firetto spiega cosa è successo realmente. Sentiamolo. Il tema che noi trovammo era: bisogna autorizzare Enel Sole a fare l'impianto. Bene, quella operazione di autorizzazione era già pronta e firmata, dopodiché ci fu detto dall'allora amministratore delegato, direttore generale della società: fermiamoci un attimo perché probabilmente facciamo un'altra cosa. La società avrebbe realizzato l'impianto a propria cura e spese, utilizzando il finanziamento del CONI, che era a tasso molto agevolato. Bene, si è prodotta una convenzione, il Consiglio ha approvato, non è stato neanche semplice. Dopodiché c'è stata comunicata, dopo sollecitazioni reiterate da parte del Comune, l'avvio del cantiere. Per evitare, e prendendo atto del fatto che la società non lo sta facendo, l'impianto, il Comune non è che può stare con le mani in mano. La società è un patrimonio della città, l'impianto è in ogni caso, al di là della convenzione, patrimonio della città. Ci siamo fatti rilasciare una liberatoria da parte del presidente dell'Agragas, con cui ci diceva sì, su nostra richiesta, affinché noi potessimo partecipare a dei bandi pubblici. E siccome è aperto un bando del Ministero dello Sport, che è realizzato in convenzione con il CONI, ci siamo affrettati a utilizzare quella progettazione che sarà in parte, che sarà riadattata ad opera pubblica, e siamo in corsa per un bando al Ministero dello Sport. Io devo qui dire una cosa: è vero, la società avrà avuto nei suoi rapporti con la Lega probabilmente qualche passaggio sarà stato sbagliato, però è inaccettabile, e lo dico, che il signor Tavecchio, che è stato sindaco di una cittadina, abbia, rispetto al grido d'appello che gli ha mosso il sindaco della città di Agrigento, l'amministrazione e quindi la città tutta,
a fare in modo e dare un'ulteriore chance alla società sportiva in quel momento, mettendosi davanti dal punto di vista della garanzia il comune. La verità è che la federazione non è più nelle condizioni finanziarie di sostenere questo sistema, non è nelle condizioni, per cui il Consiglio federale ha ritenuto, secondo me, attraverso questa scelta, di fare morire molte società sportive. Ripresa degli allenamenti in casa Canicattì Calcio dopo la pausa per le festività natalizie, trascorsi i 2 giorni di riposo concessi dal tecnico Sebi Catania per il fine anno, i giocatori sono rientrati in sede. Ieri pomeriggio la squadra è scesa in campo per svolgere esercizi fisici ed esercitazioni tecnico-tattiche. Dopo le 2 settimane di doppia seduta dedicate al richiamo di preparazione, la preparazione proseguirà regolarmente secondo gli standard del campionato. Il conto alla rovescia per la ripresa del campionato è iniziato domenica 7 gennaio, infatti dopo 21 giorni di sosta si riprende a giocare. Il Canicattì per la prima di ritorno ospiterà in casa al Carlotto Bordonaro il Caccamo, formazione di alta classifica. Buon momento dell'Atletico Campobello C5, squadra di alta classifica del campionato di Serie C2 Futsal. La squadra è reduce dalla vittoria in campionato in trasferta contro lo Sporting Soccer Club Gela, grazie ad una prestazione che ha messo in evidenza tutto il suo potenziale. Dopo 13 giornate disputate, la squadra campobellese si ritrova al 5° posto in classifica con 21 punti alle spalle di Bacchitella, Canicattì Futsal e Pronissa. Si torna in campo il 13 gennaio per preparare la sfida contro gli ennesi dell'Argirium di Agira. Il quintetto giallonero giocherà stasera alle 20:30 una amichevole di Russo contro l'Agragas Futsal, formazione che milita in Serie C1. Mentre il Campobello si tiene in forma con questa amichevole, l'Atletico Canicattì continua la preparazione in vista della ripresa delle ostilità. 9 vittorie e 3 pareggi hanno fruttato un bottino di 27 punti che, tradotto in termini di classifica, significano la conquista del 3° posto alle spalle di Macchitella, che di punti ne ha 33, GS Vigor San Cataldo a meno 1 dalla seconda invece a 28 punti. E proprio i San Cataldesi saranno il prossimo avversario del Canicattì, che in casa non si farà sfuggire l'occasione per poter mettere la freccia e procedere al sorpasso. Gli appuntamenti: il concerto dell'Epifania organizzato dal Lions Club di Canicattì Ost e Castelbonanno e dal Club delle Mamme si terrà sabato 6 gennaio alle 20 a Palazzo La Lomia. Ad esibirsi il coro polifonico e l'ensemble Lo Nigro, Daniela Caruso soprano, Agata Sardo mezzo soprano e Carmelo Mantione direttore. È tutto, il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono aggiornamenti, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.